in questa città, un progetto che ha due grandi meriti. Il primo è di portare a Milano un festival della letteratura, Luce, che ha grandi potenzialità e su cui noi puntiamo, come sapete, perché crediamo che Milano debba in prospettiva, senza competere in modo ottuso con altri eventi che sono ormai vicini come il Festival del Libro di Torino, però debba porsi il problema di avere degli spazi di riflessione e discussione sulla letteratura, e su questa cosa stiamo, come sapete, già lavorando, sapendo che la Milanesiana è una nostra eccellenza, ma che c'è un sistema di grande, insomma, di editori e di operatori nel campo della letteratura che sono disponibili a ragionare con noi su costruire un festival di questo tipo. Io credo che questo festival abbia le caratteristiche per diventare un evento importante su cui questa amministrazione investirà nei prossimi anni. E il secondo aspetto che per me è molto importante è che questo investimento attorno a questo progetto avvenga in un quartiere di Milano, avvenga in una zona che non è una zona che appartiene a quel sistema di luoghi centrali canonici su cui spesso operiamo. Quindi abbiamo sempre detto che la cultura che si muove verso la periferia non deve essere una cultura periferica, e questo è un ottimo esempio di una volontà politica di portare nei quartieri l'eccellenza, non delle versioni di serie B. Quindi io sono molto contento di essere con voi oggi qui a testimoniare l'attenzione attuale, ma soprattutto nei prossimi anni, l'investimento che vogliamo dare come amministrazione pubblica. Detto questo, io chiederei a Gabriele Trabaiotti, che potrebbe essere uno dei, come dire, dei promotori e degli inventori del festival e anche presidente del Consiglio di Zona, di dirci cosa succederà. Grazie. Buongiorno a tutti. Io sottolineo un paio di aspetti in aggiunta a quelli che l'assessore ha in modo molto chiaro e direi anche molto importante evidenziato, specialmente riguardo alla prospettiva. Intanto è vero che il festival è giunto alla quarta edizione, non è nuovo, ma è la prima volta che l'assessore della cultura lo sostiene. Questo mi sembra un aspetto molto importante. Ci siamo, come dire, auto-organizzati, auto-finanziati. Oggi questo tipo di rapporto, un rapporto che si è consolidato, costruito, che in prospettiva ci permetterà di dire che la città di Milano ha un suo festival, o avrà anche un suo festival, questo e forse anche altri, perché no, però non vorremmo perdere questo, e che forse questa scelta dell'amministrazione, come ricordava anche l'assessore, rende in modo abbastanza interessante su Milano l'occasione della letteratura, del festival e di questi appuntamenti importanti, li rende periferici, nel senso che sceglie che vengano prima di territori che tendenzialmente non mangiano di questo materiale, non hanno abitudini, non hanno consuetudine a avere nella cultura un riferimento importante per lo sviluppo e la crescita di queste parti di città. Quindi mi sembra importante che l'assessorato oggi consolidi questo rapporto e che il festival sia riuscito ad entrare appunto all'interno dell'agenda delle politiche pubbliche. L'ho fatto anche grazie al sostegno di Zona 6, che evidentemente ha accettato ben volentieri di sostenerlo, di organizzarne una piccola parte, che è la parte dei laboratori, quindi la parte più animativa. Questo ha fatto dei limiti nelle sue economie, ma insomma lo sforzo c'è stato, ma ha fatto anche un'altra cosa importante che ci tengo a dire. Ha messo in relazione queste realtà che si sono organizzate 4 anni fa ormai e che nascevano fondamentalmente da questo territorio, della Barona e della Zona 6, le ha messe in rapporto anche con altre strutture importanti che ad esempio si occupano di promozione del territorio, di promozione socio-economica e non solo di promozione culturale. Questa mi sembra un elemento molto importante, cioè quando queste iniziative nascono da un contesto, come dire, basso, da un contesto locale e territoriale, riescono ad essere protagonisti, attori, operatori, organizzazioni che nei fatti appunto lavorano con la cultura indirettamente, ma hanno poi altri interessi che stanno coltivando e attorno alla cultura trovano un punto di contatto e di convergenza forte. Io penso che questo tipo di rete sia una rete che
con l'assessorato, con il comune, dobbiamo riuscire a mettere in evidenza, a sostenere e in qualche misura anche a rafforzare. A Luto, appunto, ad esempio, a Mesopotamia.